Sessioni del Consiglio regionale dedicate al bilancio. Oggi in aula il DEF, il documento di economia e finanza. Mercoledì il collegato alla manovra e la legge di stabilità. Giovedì il bilancio di previsione 2021-2023. Bordate dalle opposizioni, per il Partito Democratico nel DEF non c'è l'elemento più importante, la visione futura. Oggettivamente non c'è una visione sul futuro del Molise, né a breve né a lungo periodo. Non si aggancia ai documenti programmatici nazionali e europei. Non dà uno slancio su quelle che sono le attività produttive, le famiglie, le paure, le disabilità, i lavoratori. Per il Movimento 5 Stelle, che ha presentato 4 emendamenti, ci sono solo debiti e zero idee. Ci scontriamo con una maggioranza che dimostra davvero di non avere passione nel redigere questi documenti di programmazione. Il DEF, il documento che deve programmare l'attività per i prossimi 3 anni della Regione Molise, non contiene assolutamente nulla, per esempio sul tema della transizione energetica, della transizione ecologica, non contiene nulla che si ponga realmente a tutela del territorio, che contrasti le grandi speculazioni, per esempio in ambito energetico, e favorisca invece l'autoproduzione sul territorio. Critiche anche da Michele Iorio, che però coinvolge il governo. C'è nulla di importante, anche perché il bilancio della regione da qualche anno è diventato un bilancio esclusivamente tecnico, riporta gli impegni ineludibili, stipendi, spese fisse. Non c'è niente di particolarmente importante per il rilancio dell'economia di questa regione. Sul bilancio ci sarebbe da affrontare un discorso molto ampio, molto serio, molto approfondito. Ci vorrebbe un cambio di passo anche nell'impostazione del bilancio stesso, oltre ad un confronto serrato che ho sempre auspicato con il governo nazionale, in particolare con il Ministero dell'Economia, per dire che il Molise non è in condizione di poter gestire un bilancio con queste difficoltà economiche dovute anche da impegni stringenti che impediscono di fare scelte. Un bilancio lacrime e sangue, lo definisce il presidente della prima commissione consiliare Andrea Di Lucente, che ha illustrato all'aula i documenti. È un bilancio lacrime e sangue, un bilancio che ha una serie di fattori critici, perché ci sono stati dei tagli dovuti a dei piani di rientro di vecchie gestioni, piani di rientro non solo sanitari, piani di rientro di vecchi mutui che stiamo ancora pagando, ed oggi con minori entrate davvero è stato difficile quest'anno chiudere un bilancio per questa amministrazione. Per il presidente Donato Toma era impossibile fare di più. Approvazione del bilancio che permetterà di sbloccare subito le risorse Covid. A questo bilancio preventivo sono agganciati 61 milioni di euro di ripartenza Covid. Quindi approvare il bilancio oggi significa prima di tutto utilizzare subito, a breve, già ai primi di maggio, 61 milioni di euro che noi abbiamo dovuto in questo momento sospendere, perché avevamo appunto il bilancio e entro il 30 di aprile dobbiamo approvare il bilancio. È un bilancio che mostra una serie di risorse mancanti. Noi partiamo da meno 19 con un handicap di meno 19 milioni di euro. È una eredità pesante che abbiamo.